Entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani, mercoledì 12 maggio, la nuova ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli che ha istituito la zona arancione rafforzata per i comuni della provincia pesarese di Acqualagna e Petriano. Dall'analisi epidemiologica effettuata sul territorio regionale è emerso che mentre il tasso regionale dei positivi su 100.000 abitanti, pari a 107,85, non preoccupa in quanto inferiore al limite previsto di 250, ad Acqualagna e Petriano il tasso dei positivi richiede un'ulteriore attenzione e un'azione di intervento per tenere sotto controllo la situazione pandemica. Nei due territori sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, così come rimarranno possibili gli spostamenti per motivi di salute, studio, lavoro e per comprovate necessità, come quella di assicurare lo svolgimento della didattica scolastica in presenza nei limiti in cui essa stessa è consentita. Il transito nei due comuni è consentito qualora necessario raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti. Necessaria in ogni caso la compilazione e l'utilizzo dell'autocertificazione. L'ordinanza sarà valida fino al prossimo 18 maggio. Purtroppo c'è stata un'esplosione dei contagi da ricollegarsi a un fenomeno di contagio in ambito, non vorrei dire scolastico, perché ha caratterizzato solo alcune classi. Il problema è subentrato nelle famiglie perché il ragazzino in casa, magari anche asintomatico, ha contagiato genitori, nonni, fratelli e sorelle. Siamo oltre 70 positivi alla data attuale. Prova a pensare all'economia del territorio che ha forte vocazione turistica con la nostra ristorazione, penso alla bellezza del Furlo che accoglie migliaia di turisti nella stagione, chiaramente tutto ciò viene meno proprio in questa situazione di zona arancione rafforzata. Quindi i ristoratori, i bar che siano ormai abituati a servire all'aperto in maniera molto egregia e carina si trovano in questo momento a riportare dentro i tavoli e non poter lavorare se non con l'asporto. Questa è un'ulteriore mazzata, un danno al territorio. Purtroppo i nostri dati nelle ultime due settimane erano in notevole aumento, i dati dei positivi, perché siamo passati da una media di 15, 18, 20 positivi ad oltre 50. Dispiace molto per quelle attività che comunque tipo bar, ristoranti, devono tornare a chiudere, perché dopo tanti mesi di sacrifici si era arrivati ad avere un po' di luce. E abbiamo fatto anche uno screening a scuola con tutti gli alunni, sia delle elementari che delle medie, a parte due classi dove erano già in quarantena e ancora ci sono diversi positivi, se no tutte le altre classi hanno dato esito negativo. L'abbiamo fatto proprio ieri ad oltre 120 ragazzi, quindi un test anche importante. Questo aumento così repentino, sinceramente, non c'è stato un evento scatenante. L'unica cosa che ho notato rispetto ai contagi di gennaio, febbraio, marzo è che prima avevamo magari due contagi su ogni famiglia, quindi spesso capitava una famiglia di sei persone dove erano contagiati solo in due. Oggi invece la famiglia contagiata viene contagiata nel totale, cioè in tutto il suo complesso, quindi 5-6 unità per ogni famiglia. Sono tutte situazioni che le ho trasmesse anche al Dipartimento Prevenzione, che siano informazioni utili.